Lendinara protagonista oggi anche questa manifestazione di beneficenza che vede protagonisti cantautori contro gli amici di Maria De Filippi. Io direi a questo punto di collegarmi con i miei inviati sul campo, i miei colleghi che non ho qui con me oggi. Marco, Nicola, mi sentite? Allora, ciao Eleonora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Buon pomeriggio anche da parte mia. Eleonora, come vedi il tempo non è dei migliori, ma siamo carichissimi per questo grande evento. Ovviamente il maltempo, come dire, almeno per il momento, anche se la partita tra calciatori team e la squadra composta dai ragazzi che hanno partecipato alla trasmissione Amici di Maria De Filippi inizierà alle 16, però non c'è ancora il cosiddetto tutto esaurito, qui piove, il maltempo speriamo non guasti comunque questa bellissima festa. Sapete tutti, ne abbiamo parlato tanto in questa settimana. Il ricavato di questa iniziativa andrà a favore di una bambina bielorussa di 5 anni, Dasha, che è sordomuta dalla nascita e necessita quindi di un particolare intervento per riuscire a sentire e poi naturalmente successivamente anche a parlare. Tra un segnale importante anche da parte, lo ha sottolineato anche Marco Gandolfi, che è uno dei ragazzi che ha partecipato alla trasmissione Amici di Maria De Filippi, come in qualche modo ragazzi che certamente vivono una vita sotto i riflettori in qualche modo restituiscono impegnandosi in iniziative di beneficenza e di solidarietà, restituiscono qualcosa insomma di quello che la fortuna gli ha dato. Ma assolutamente molto bello, anche perché insomma penso che il ruolo dell'artista sia a 360 gradi anche in qualche modo un ruolo importante per poter nobilitare anche quello che può essere in questo caso un'opera di solidarietà, come è successo ai noi tante volte sappiamo anche per il disastro, la tragedia insomma all'Aquila. Sappiamo che il popolo italiano e gli artisti italiani in questo senso sono molto impegnati, quindi grazie insomma agli amici di Maria De Filippi, grazie agli attori che ci sono qui, visto tanti colleghi insomma di carabinieri piuttosto che di distretto di polizia. Una cosa molto bella anche perché insomma quando c'è il cosiddetto VIP che gioca per una giusta causa, insomma il pubblico è sempre ancora più caloroso e ancora insomma più disponibile, quindi speriamo di raccogliere tanti fondi per aiutare questa bambina che è straordinaria e poi la vedremo, e quindi veramente bellissima. Allora, intanto dobbiamo ringraziare perché ci stanno sistemando un ombrellone sotto il quale insomma ci ripareremo, e a questo punto è entrata anche la banda di Lendinara che si sta schierando per accogliere, anzi non ho capito se si sta schierando o se ne stanno andando perché piove. Comunque insomma ecco, si stanno schierando anche loro al coperto sotto il gazebo, tra poco la sentiremo suonare e accompagnerà l'ingresso delle società sportive lendinaresi con i loro giovanissimi. E poi allora dobbiamo ricordare che qui a Lendinara è un momento anche di grande festa, c'è la fiera e quindi la partita è inserita in una serie di iniziative, ci sono le giostre, ovviamente una pioggia che sta penalizzando sia la festa nostra qui al campo in diretta da Lendinara, sia anche la partecipazione e la presenza naturalmente alle tante iniziative previste dalla fiera, dalle quelle più classiche del giostre al mercatino. E ieri è stata davvero una giornata molto importante comunque, perché poi i ragazzi dopo essere arrivati a Rovigo nel pomeriggio hanno raggiunto gli alberghi, insomma le... E allora adesso andiamo sulla banda, sì.
mi sembra giusto. Eccoli. E invito i ragazzi a schierarsi a centrocampo perché abbiamo la seconda squadra. Signore, la calciatore team. E gente di mare, Giorgio Sant'Angelo. E Dulcis in fondo. Finiamo con il numero 21. Lui è un musicista, un attore straordinario, Marco De Cesaroni, Matteo Branciamore. E non c'ho più fiato. E poi Rosario De Domenico, il team manager della Calciatori, e Boris Roberti, team manager della Amici di Maria De Filippi. Un applauso straordinario a questi ragazzi. Attenzione. Accompagnata dai due capitani, Dasha e la mamma, giovanissima anch'essa, e davvero Antonio, che non sappiamo se la mamma di Dasha. Grazie, molto grazie, sì. Ecco, abbiamo sentito Marco, abbiamo sentito il saluto della mamma di Dasha, che in questo momento appunto è con la piccola, e direi che con questa immagine non possiamo far altro a questo punto che dare via a questo importante match. Ancora inquadrata in questo momento la piccola Dasha, un volto tra l'altro dolcissimo, ecco, che fa tra l'altro un saluto in questo momento. Ma... la banda prima di aprire ufficialmente l'incontro, la banda suona l'inno nazionale.